Buongiorno, bentrovati con il notiziario di prealpina.it. È il giorno del dolore a Mesenzana. Questa mattina i funerali di Giada e Alessio, i due bambini uccisi dal padre. Folla commossa, numerose le autorità presenti. Vediamo il servizio di Marco Raimondi. Le immagini sono di Angelo Pulicelli. Una folla commossa ha dato l'ultimo saluto questa mattina a Giada, 13 anni, e Alessio, 7 anni, i due bambini uccisi dal padre. I funerali sono stati celebrati nella chiesa parrocchiale di Mesenzana. Un silenzio assordante e poi il saluto militare delle forze dell'ordine presenti hanno accompagnato l'ingresso in chiesa delle due bare, coperte da rose bianche. Ad attenderle nella chiesa anche la mamma dei due bambini, Luana, i familiari, i compagni di classe e le insegnanti. Presenti anche il presidente della comunità montana Valli del Verbano, Simone Castoldi, e il sindaco di Mesenzana, Alberto Rossi. Sentiamo le sue parole. Questa fascia non vuole solo indicare il dolore, vuole essere anche un simbolo di solidarietà e vogliamo dire a Luana che non è sola e che i suoi figli saranno sempre ricordati e saranno sempre in maniera indelebile nel nostro cuore. Proprio per questo motivo, come amministrazione comunale, già sentita la mia giunta, vorremmo intitolare a Giada e ad Alessio la parte pubblica che è antistante l'Istituto Domenico Zuretti, ovviamente se la famiglia lo vorrà, ma questa è una cosa di domani. Oggi possiamo solo fare quadrato intorno a Giada e ai suoi familiari, che sono anche loro delle vittime, come lo siamo, come lo siamo tutti noi. E solo con la preghiera, la vicinanza e la solidarietà potremo affrontare il domani. Giada ed Alessio, Mesenzana vi saluta. Fate buon viaggio verso il cielo. E spostiamoci ora a Varese per un'indagine condotta dalla Guardia di Finanza, sequestrata 1 milione di euro a persone ritenute responsabili di riciclaggio di denaro derivante da truffe finanziarie compiute in Svizzera. Vediamo il servizio di Marco Raimondi. Maxi sequestro da 1 milione di euro eseguito dalla Guardia di Finanza di Varese nei confronti di due persone accusate di autoriciclaggio di denaro derivante da truffe finanziarie compiute in Svizzera. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Varese dopo un'indagine del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria delle Fiamme Gialle, coordinato dalla Procura. Secondo gli inquirenti, gli indagati avrebbero acquistato merce di ingente valore, quantificata in oltre 320.000 euro, senza provvedere al relativo pagamento. Per tali fatti, alcuni sono già stati arrestati in Svizzera e condannati in primo grado. Numerose le operazioni finanziarie sospette. Si parla di ricariche con denaro contante effettuate su carte prepagate intestate all'amministratrice di una società che gestisce un centro di raccolta scommesse sportive a Varese. Tali somme, pari a 250.000 euro, sono poi state trasferite sui conti correnti della medesima impresa che le ha utilizzate per il pagamento di debiti con il concessionario nazionale autorizzato alla raccolta scommesse. Tra i beni sottoposti a sequestro figurano denaro depositato su diversi conti correnti, un appartamento con garage in provincia di Varese, le quote della società proprietaria del centro di raccolta scommesse sportive di Varese e diversi automezzi. E ora una vicenda singolare a Verbania per la quale sono state presentate denunce ed è in corso, scusate, un'inchiesta. Un banchetto di nozze nel ristorante Stellato è finito con gli sposi al pronto soccorso per un'intossicazione alimentare. E la stessa sorte è toccata a decine di invitati che nei giorni successivi alla festa hanno dovuto fare i conti con nausea, dissenteria e febbre. E così prima marito e moglie, lui ingegnere e lei avvocato, e poi una cinquantina di loro commensali, tra cui avvocati di Milano e Verbania, hanno presentato denuncia nei confronti del responsabile del locale Piccolo Lago, il ristorante del famoso chef Marco Sacco. Sotto accusa le vongole abbinate a crudo con riso e borragine, che era uno dei piatti forti della cena nuziale. Le vongole, ha però precisato il ristorante, erano state consegnate già
contaminate dal fornitore. Sulla vicenda indagano i carabinieri del NAS, maggiori approfondimenti si possono leggere su prealpina.it. I carabinieri della sezione investigazioni scientifiche di Brescia sono giunti questa mattina a Rescaldina e stanno passando al setaccio la casa dove è stata uccisa Carol Maltesi, la 26enne trucidata e fatta a pezzi dal vicino di casa, reo confesso, Davide Fontana. I carabinieri effettueranno i rilievi anche nell'abitazione di Fontana per trovare riscontri alla sua versione resa durante gli interrogatori. Sul posto c'è anche il procuratore della Repubblica di Busto Arsizio, Carlo Nocerino. E chiudiamo con lo sport calcio. La Pro Patria affronta oggi allo Speroni la Triestina. Sentiamo l'allenatore Massimo Sala. Che Triestina si aspetta tra il mercato e la fame di punti per i playoff, ma ancora di più che Pro Patria si aspetta, vuole plasmare con i ragazzi. Ma sappiamo benissimo che la Triestina è un'ottima squadra che è nelle prime posizioni perché se lo merita, perché ha un ottimo organico. Le ultime prestazioni sono state anche convincenti, secondo me. Abbiamo visto video, abbiamo cercato di studiarla un pochino. Sarà una partita tosta, un'altra partita da tenere l'attenzione molto alta, la concentrazione, perché giochiamo contro una squadra che sa giocare a calcio e ci può creare dei problemi. Questa è l'ultima notizia, appuntamento col TG delle ore 19. Buona giornata.